Per installare una serratura da infilare, dobbiamo innanzitutto misurare sulla porta l'entrata che la serratura deve avere. Nel nostro esempio scegliamo quindi la serratura Viro 7435 con piastre a bordi tondi e finitura ottonata nella versione con entrata da 70 mm. Vediamo come, con una semplice operazione, lo scrocco sia reversibile per potersi adattare a porte destre e sinistre, a tirare o a spingere. A differenza della maggior parte delle serrature da infilare, reperibili in commercio, le serrature Viro hanno la piastra frontale rimovibile, ad esempio per sostituirla in caso sia graffiata o ossidata, o variarne la finitura estetica, senza dover cambiare la serratura. Applichiamo la contropiastra allo stipite e fissiamola con le tre viti in dotazione. Inseriamo quindi la serratura nella porta e fermiamola con le due viti in dotazione. Misuriamo ora lo spessore totale della porta, considerando anche quello delle eventuali mostrine per il cilindro. Poi identifichiamo che misura devono avere i due lati del cilindro adatto alla porta. Nel nostro esempio il lato esterno è 30 mm e il lato interno 40 mm. Infiliamo quindi il cilindro nella porta e, per trovarne la giusta posizione, diamo una mandata al catenaccio della serratura. Infine, fermiamo il cilindro con la vite in dotazione. Vogliamo ora corazzare il cilindro appena montato con una rosetta di sicurezza Viro, articolo 808. Utilizzando la ghiera interna come dima, foriamo la porta e passiamo attraverso i fori a norma DIN presenti sulla cassa delle serrature Viro a due mandate. La rosetta può essere regolata in base alla sporgenza esterna del cilindro e va fissata dall'interno stringendo a fondo le due viti in dotazione. Applichiamo quindi, a pressione, la mostrina interna con funzione estetica. L'ultima operazione necessaria è il montaggio della maniglia. Inseriamo il quadro e fissiamo la mostrina con le relative viti. Verifichiamo infine il corretto funzionamento della serratura. Vediamo ora come il cilindro sia protetto dalla rosetta di sicurezza, la cui forma conica ne impedisce lo strappo e la cui piastrina rotante in acciaio cementato e temprato contrasta l'azione del trapano. Nel nostro esempio è stato installato un cilindro della serie 700 dotato di apertura di emergenza che consente di entrare dall'esterno con la chiave, anche se un'altra chiave è rimasta inserita dal lato interno. Comunque le serrature da infilare e le rosette di sicurezza Viro sono adatte a tutti i tipi di cilindri profilati. Grazie per l'attenzione.